Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati, è giunto il momento di Occhio alla truffa. Saluto Riccardo Sartoris che è con noi in frequenza. Bentrovato Riccardo. Grazie, un buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Parliamo oggi di case vacanze, che detta così potrebbe essere anche un bell'argomento, no? Visto che per molti si avvicinano le ferie, qualcuno magari c'è già in ferie, quindi giustamente parliamo di case vacanze, ma noi vogliamo parlare delle case vacanze fantasma, perché molto spesso dietro si nasconde la truffa. Esatto, purtroppo di questi tempi, tra le necessità economiche, tra le difficoltà, meglio, economiche dei consumatori e le offerte che si trovano in internet, c'è di mezzo la truffa. Ci sono delle situazioni nelle quali i consumatori si trovano a prenotare e magari a rilasciare anche una caparra per una casa vacanze che poi si rivela inesistente. Capita quindi spesso che un consumatore, attirato dal prezzo piuttosto allettante di affitto di una casa vacanze, si trovi poi a concludere un contratto con un truffatore. Riccardo, quali sono gli elementi che caratterizzano questa tipologia di contratti? Beh, innanzitutto le fotografie inserite sul sito sono sempre molto belle, magari con dei servizi in più, tipo la piscina, la vicinanza alla spiaggia. La casa è inserita in un contesto molto bello. Nel momento in cui quindi si ha il desiderio di fermare quella casa, ti viene chiesta una caparra, come spesso succede. E poi il problema certo, è che... se poi la casa ci fosse, sarebbe normale, no? Fornire una caparra. Esatto, perché normalmente quando queste cose avvengono in presenza, rimane normale fermare la prenotazione con un versamento di una caparra. Siamo tutti abituati a farlo, per esempio, con gli alberghi o con i viaggi. Benissimo, viene rilasciata questa caparra, dopodiché nel momento in cui si conclude il contratto questo signore sparisce, quindi incassa la caparra, dopodiché sparisce introvabile. La casa chiaramente non esiste, o quantomeno esiste in fotografia, ma è di proprietà di qualcuno che non ha nessuna intenzione di darla in affitto, e a questo punto la truffa si è concretizzata. Ecco, come allora si fa però a capirlo prima? Perché veramente qui saltano soldi e salta anche la vacanza. Ma certamente, infatti i nostri consigli sono, innanzitutto, nel momento in cui si va a vedere su internet le fotografie di questa casa, la prima cosa da fare è guardarle molto attentamente e magari andando a vedere se in rete c'è una sorta di duplicazione di fotografie, perché la rete è piena di immagini. Molto spesso questi siti sono costruiti rubacchiando delle foto in internet, quindi andando su siti differenti e prendendo queste immagini e costruendo il proprio sito, la propria truffa con queste immagini. Quindi la prima cosa è verificare se esistono delle immagini simili, andando a vedere magari su Google Map se esiste questa casa, se effettivamente è a quell'indirizzo. È vero, adesso con il satellite potrebbe essere più semplice fare questo tipo di controllo. Sì, sicuramente, insomma, visto che si investono comunque dei soldi e del tempo, tanto vale fare un po' gli investigatori. Dall'altra parte noi diciamo, ricordatevi sempre che nessuno vi regala niente, e poi magari il sito che pubblicizza quella casa è scritto in un italiano un po' sgrammaticato. Questo vuol dire che può essere frutto di una traduzione grossolana di un testo scritto in un'altra lingua, perché spesso queste truffe non vengono dall'Italia, vengono dall'estero. E poi andare a vedere che ci sono magari delle immagini taroccate, immagini ritoccate, ci sono spesso dei siti malfatti, ecco, che colpiscono per le immagini e per il prezzo, ma poi se vai a controllare e vai a verificare sono delle truffe. L'ultima cosa è andare a vedere se ci sono delle recensioni in rete relative a quel sito o a quel soggetto che pubblicizza questi affitti, non le recensioni che lui pubblica, chiaramente, che possono essere taroccate, ma in rete basta digitare magari il nome del sito o delle caratteristiche che il sito ha per verificare se qualcuno in rete già ha segnalato la possibile truffa. Beh, direi che noi i consigli abbiamo cercato di darli, quindi insomma, come sempre, molta attenzione, soprattutto quando c'è internet di mezzo. Non saranno tutti così, però vale la pena di tenere gli occhi aperti, come ci consigli sempre tu. Certo, assolutamente, occhi e orecchie sempre ben aperte. Nessuno vi regala niente, e quando si parla di vacanze la soglia di attenzione spesso è molto
molto bassa. Grazie Riccardo per essere stato con noi anche questa settimana. Come sempre ti do appuntamento alla prossima. Grazie, grazie a voi e buone vacanze a tutti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.